Ciao a tutti amici di Alessandro, siamo in compagnia di TP-Link M5360 per l'unboxing e un breve video sulla spiegazione del prodotto in questione. Il prodotto in questione è un modem router, no, è un router 3G con possibilità appunto della condivisione della vostra connettività con altri utenti. Cosa serve, cosa fa? È molto semplice. Inserite una SIM. Configurate tramite con il vostro operatore la connettività, questo creerà una sorgente wifi alla quale voi vi potete collegare. Sul treno con colleghi eccetera sfrutteranno un'unica connettività. A chi è indirizzato questo prodotto? Il prodotto è indirizzato sostanzialmente sia alla famiglia che non ha bisogno della connettività ADSL a casa, sia dell'impiegato o addirittura di qualcuno che essendo sempre in giro per lavoro ha bisogno di connettività magari sia su smartphone che su PC. Con questo prodotto che vi crea il wifi avete la possibilità di connettervi sia con uno smartphone e anche nello stesso tempo anche con un PC e magari chissà dando connettività anche ad un collega. Oppure in famiglia, se non avete voglia di avere la connettività a casa, potete tranquillamente utilizzare questo prodotto sostituendo la vostra ADSL di casa. Il prodotto si presenta esteticamente molto bello, dopo ve lo farò vedere. Scusate per il video, ma sono ancora alle prime armi, non ho ancora una videocamera performante, una luce performante, devo ancora capire come mettere a fuoco e quant'altro. Il prodotto si presenta molto bene, si presenta bello, veramente, veramente bello, ben fatto. Ogni tanto mi metto a fuoco, ben fatto. Davanti c'è una texture di TP-Link con una sorta di vetro di plastica davanti trasparente, al quale sotto potete vedere lo schermo, il logo TP-Link, delle righe di pura estetica. Il prodotto è tutto liscio. Parte sinistra pulita, sotto abbiamo la porta USB da 5 V 1 A, le varie specifiche ROS e quant'altro, le varie specifiche ROS e quant'altro, come potete vedere. E abbiamo anche, vedete, devo muovere la luce perché sono un po' messo male, ragazzi. Purtroppo questo video verrà un po' male, ma non mi interessa. L'importante è che vediate abbastanza. Magari ve lo avvicino un attimo. Ecco. Parte sinistra, dicevo, pulita. Parte destra abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, il forellino del reset e la slot per inserire la SIM ed anche una micro SD da 32 GB, la quale vi servirà per esempio per portare in giro i vostri dati e quindi evitare di avere anche una chiavetta dati con voi. Potete utilizzare il prodotto in questione anche quindi come memoria di massa. Piccolo schermo posto qui davanti che vi permetterà di vedere il traffico kilobit in uscita e in entrata, il segnale che giungerà dal ponte radio al vostro apparato, quindi il segnale dell'antenna sostanzialmente di ricezione per così per intenderci, e se siete in HSDPA, in 3G e quant'altro. Questa è la porta che serve per ricaricarlo. Questa è la porta che serve per ricaricare i telefoni. Sì, avete capito bene, per ricaricare i telefoni perché il prodotto ha una batteria da ben 5200 mAh, la quale vi permette di avere ovviamente una lunga autonomia del prodotto e vi permetterà anche di ricaricare dei cellulari. Nel caso in cui abbiate un cellulare che è scarico. Come? Vi faccio subito vedere. Prenderò un Motorola Moto G che presto recensirò anch'esso.
inserisco nel prodotto la porta, il cavo in dotazione, lo inserisco nel terminale ed eccolo che si carica. Potete vedere, c'è il simbolo di carica. Bene, scatola che si presenta bene, cavo USB micro USB di sezione veramente imponente, 2 mm di sezione, quindi vi permette di far passare molta molta corrente. Carica batterie da parete 220 volt, spina italiana, con una porta sotto USB, la quale ovviamente ci collegate questo e poi lo andate a collegare. Andate a collegare alla spina della presa della vostra casa e qui lo collegate nella porta micro USB posta sopra al prodotto. Che altro dire? Varia manualistica all'interno della scatola, varia manualistica, sempre TP-Link ovviamente, varia manualistica, specifiche e degli adattatori simpatici. Per adattare da nano a micro da SIM a SIM normale, perché il nostro apparato riceve SIM normali. Quindi se avete una SIM più piccola non vi preoccupate, non dovete comprare nessun tipo di adattatore perché sono già compresi nella scatola. Come potete vedere la scatola è molto bella, vi dice anche che potete ricaricare il vostro smartphone o potete condividere la connettività con altri utenti. Qui le specifiche tecniche, vi do un accenno di specifiche tecniche: batteria 5200 mAh, antenna 21.6576 in upload, abbiamo banda HSPA, HSUPA, UMTS 900-2100 MHz, GPRS, GSM, quindi va anche in edge, non vi preoccupate. 5200, 17 ore TP-Link vi garantisce per questo M5360. Che altro dire? Per questo breve unboxing, piccola recensione del prodotto, è tutto. Come fare a configurarlo? Vi do due dritte veloci veloci. Introducete la vostra SIM all'interno. Con uno smartphone o con un PC accedete alla rete Wi-Fi che è scritta qua sotto, alla voce SSD TP-Link, accedete. Una volta fatto l'accesso, non avrete internet, non vi preoccupate. Aprite comunque un browser di Internet Explorer, Mozilla, Firefox o se preferite Google Chrome e per accedere al dispositivo, che ripeto non serve connettività per accedere al dispositivo ma si accede con Google Chrome, Internet Explorer o Mozilla, Firefox, consiglio Internet Explorer, quindi non serve connettività e si inserisce l'indirizzo IP del prodotto di default. In questo caso il prodotto di default ha un indirizzo IP 192.168.0.1. Vi verrà richiesto una password admin e anche il nome utente admin, sempre in minuscolo per come su tutti i prodotti TP-Link. Bene, per questo unboxing video recensione è tutto, credo di aver detto tutto. Una cosa voglio farvi vedere come accedere proprio a, ecco l'ho spento, sbagliato, voglio accedere al prodotto in questione, quindi lo accendo, TP-Link il logo viene fuori, come potete vedere molto bello, e ora cioè ve lo metto a zoom, lo metto a fuoco così potete ammirarlo. Ora io accedo alla rete Wi-Fi, trovo la rete TP-Link M5360 e infatti chiederà la password. Vado a inserire quella che c'è scritta dietro. Una volta inserite queste password, che troverete wireless password qui, siamo all'interno del TP-Link. Siamo connessi al nostro TP-Link. Bene, non dobbiamo fare altro che aprire un browser, tipo Google Chrome va benissimo. E
qui digitiamo 192.168.0.1. Facciamo invio, verrà richiesto la password. La password, come potete vedere, è, vi ho detto prima, che è admin. Inseriamo admin e il gioco è fatto. Ecco all'interno della pagina di configurazione del TP-Link. Ricordate che per navigare con Tre, con Vodafone e quant'altro vi serve solo l'APN. Vi ricordo qualche breve APN. Per Fastweb, datacard.fastweb.it. Per la Tre, Tre scritto a lettere, .it. Per Vodafone dovrebbe essere web.omnitel.it, se non erro. E comunque vi serve solo l'APN per navigare, quindi tutte le altre informazioni, beh, non vi necessitano per navigare. Se avete problemi potete contattare tranquillamente il supporto di TP-Link Italia. Per questo video è tutto, da Alessandro vi ringrazio, vi auguro una buona serata, mettete un più sul mio video, iscrivetevi al canale e scusate ma a breve farò dei video veramente di ottima qualità, in quanto ho intenzione di prendere una buona lampada, una buona videocamera e un buon cavalletto. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video. Grazie da Alessandro.